Eccoci, allora, sente ma non vede nulla, io ho una slide sul, ma non è molto importante, per adesso io se volete la posso provare a ricaricare, ma insomma credo che... Allora, un attimo solo, perché è semplicemente la copertina. Ok, Marina dice si vedeva bene. Benissimo, scusate. Sì, ogni tanto ci sono dei piccoli problemi tecnici, speriamo che la banda ci assista, dovrebbe essere un orario piuttosto buono, almeno per la prima mezz'ora, insomma, perché di mattina, come sicuramente avete notato, è sempre più complicato e problematico. Allora, buonasera a tutti e a tutte, noi siamo qui e vi ringraziamo molto della vostra presenza. Pensato di organizzare questa sera come gruppo ETWIN in Toscana, quindi come gruppo di lavoro che si compone degli ambasciatori ETWIN per la Toscana e del referente istituzionale Daniela Cecchi e gruppo di cui faccio parte anch'io, che sono Simona Bernabei e sono il referente pedagogico regionale. Abbiamo pensato, ovviamente, data la situazione di emergenza e di necessità di darsi un'organizzazione all'interno di un sistema, e anche una situazione che ci ha creato, al di là del disorientamento evidentemente, della preoccupazione e dell'augurio che tutto riesca a risolversi per il meglio in un tempo ragionevole. E ci consenta veramente di ritornare a una vita normale con le nostre attività, con la scuola, con tutto ciò che ci accompagna ogni giorno, e naturalmente, ovviamente, con l'augurio che le persone che non stanno bene si rimettano e insomma che chi sta molto male ce la faccia. Scusate, ho voluto proprio aprire una parentesi su questo perché, insomma, poi di fatto, questa purtroppo è la cosa veramente più importante in questo momento, però è anche vero che noi abbiamo in tutto questo un ruolo veramente, veramente importante, direi, perché una volta che si chiudono le scuole abbiamo tutta una situazione da gestire che, insomma, aveva bisogno e ha bisogno, credo, tuttora anche di un orientamento e di indicazioni chiare. Per poter gestire al meglio la scuola, pur essendo la scuola chiusa in questo momento. Ci sono delle regioni in cui la scuola è chiusa da più settimane, delle regioni in cui la scuola è chiusa da meno settimane. Parlavo questa mattina con un'amica ambasciatrice che si trova in Emilia-Romagna, mi diceva che la situazione al momento è veramente molto pesante. Lo è per noi in Toscana. Non siamo chiusi da altrettanti giorni, però insomma devo dire che la situazione, un po' il peso di questa situazione si comincia a sentire anche nella gestione, nella scansione del lavoro tutti i giorni. E diciamo che ognuno ha affrontato con il proprio dirigente, la propria dirigente, al meglio possibile questa situazione. Devo dire che ci siamo attivati. Molti, moltissimi di noi si sono attivati con grande slancio, grande entusiasmo e devo dire davvero persone anche che non avevano mai avuto a che fare con la didattica a distanza, con gli strumenti come appunto quelli più usati, più diffusi, ma che insomma non è mai scontato che si sappiano utilizzare o si utilizzino. Persone che si sono, dicevo, veramente messe in questa nuova avventura, in questo progetto così importante, con grande, grande interesse e grande slancio, altri di meno, ma insomma anche comprensibile perché ognuno, diciamo, ha il proprio passo e non credo proprio sia il caso criticare o altro, certamente non è questo né il luogo né il momento, né ci interessa. Devo dire che la risposta dei ragazzi è stata complessivamente, penso che l'abbiate anche, insomma, notato e riscontrato voi sicuramente, è stato un riscontro molto entusiasta e un riscontro anche quasi di ricercato,
Perché effettivamente confrontandosi con i ragazzi si ha l'impressione che questa, ormai dopo qualche giorno, anche forse la certezza, che questo incontro quotidiano che noi abbiamo con loro sia un incontro veramente aspettato e atteso, perché appunto fornisce, dà loro, offre loro la possibilità di riconquistare appunto questa normalità, questo contatto che evidentemente mancava e di cui loro hanno bisogno, sicuramente per loro che sono adolescenti o anche bambini, è un momento ancora più difficile, no? Da spiegare, da capire, da gestire, anche per l'impossibilità di muoversi, di avere, insomma, di fare un'attività fisica all'aperto, di prendere il sole, l'aria, eccetera. E sicuramente saprete che questa mattina, cioè questa mattina è stata diffusa, forse già ieri sera sul tardi, è stata diffusa una nota del Ministero dell'Istruzione che già è stata prontamente criticata da alcuni sindacati, ma insomma non vorrei entrare nel merito perché francamente non mi sembra neanche il momento opportuno per entrare in certi discorsi. Mi sembra importante invece sottolineare alcune cose che sono state evidenziate da questa nota che riguarda le indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. E chiaramente c'è, devo dire, non in testa, ma a un certo punto c'è anche un bel ringraziamento alle persone che si stanno dedicando con un grande spirito di impegno professionale, ma anche personale ed etico, vorrei sottolinearlo in questa emergenza, l'emergenza della scuola. E vorrei appunto, ci tengo a citare questa nota perché insomma si parla di varie cose e si parla in cima a questa comunicazione si parla appunto dell'importanza del fare comunità, quindi del mantenere viva la comunità della classe, la comunità della scuola, e cercare di combattere con il nostro lavoro e la nostra attività a distanza, sia fra noi docenti, sia fra noi e i nostri studenti, evidentemente combattere l'isolamento, il rischio che si crei una situazione ancora più difficile proprio per l'interruzione di questo rapporto di condivisione e di comunicazione che c'è tutti i giorni. E naturalmente poi si sottolinea l'importanza del proseguire nel percorso di apprendimento. E per poter appunto dare corpo e dare vita alla realizzazione di ciò che è principio costituzionale, cioè del diritto all'istruzione, il diritto allo studio. E devo dire che alcuni passaggi sono interessanti oltre a questo, e cioè il fatto che si faccia appello e si sottolinea in modo importante quanto tutto sommato, e questo è l'obiettivo per cui siamo qui stasera, tutto sommato non sia sufficiente per quanto riguarda, diciamo, il dare corpo e dare vita a questo periodo di anno scolastico così a distanza, a questo fare scuola in un momento in cui le scuole sono chiuso, che comunque le attività didattiche sono sospese. Per cui, dicevo, si dice molto chiaramente che animare e popolare i registri elettronici di materiali, tonnellate di file, non è abbastanza, e sicuramente lo è forse in una primissima fase di emergenza, ma a questo punto non è più sufficiente, ma bisogna mettere in atto una serie di strategie, no? Quindi creare un collegamento, creare un collegamento, un'interazione attraverso una serie di strumenti, cercando di mantenere però un equilibrio, un giusto equilibrio, perché poi il rischio è che si possa cadere anche nell'eccesso, nel sovraccarico di impegni, nel sovraccarico di lezioni, nel sovraccarico di attività, no? E quindi cercare un equilibrio fra il poco, il niente e il troppo. E si sottolinea anche la necessità di creare questo tipo di rapporto di collaborazione, di interazione anche all'interno del consiglio di classe, cioè che continui
continuino i rapporti, le condivisioni, le programmazioni, le coprogrammazioni, le coprogettazioni a livello di consiglio di classe. Il che fa pensare, devo dire, proprio si parla testualmente di una riprogettazione, di una rimodulazione della progettazione dei singoli docenti sulle quali il dirigente dovrebbe avere una, cioè una un, sì, dovrebbe, che il dirigente dovrebbe monitorare, il che fa pensare davvero a una, insomma, a una riapertura piuttosto lontana, anziché una riapertura molto vicina, ma insomma diciamo che la cosa importante è sottolineare proprio questo aspetto della collaborazione e dell'interazione. E un aspetto su cui si va in modo, su cui la nota va in modo interessante è l'aspetto della tutela della riservatezza degli alunni, e in questo la nota dà delle indicazioni piuttosto chiare rispetto alla non necessità di raccolta di documenti particolari per ciò che riguarda l'attività didattica, ma adesso diciamo non entrando troppo nel dettaglio, indica che le istituzioni scolastiche devono invece, sono tenute, se non l'hanno già fatto, ad informare gli interessati rispetto ad altre, a garantirli, quindi a garantire i loro dati personali rispetto ad altri aspetti. Quindi la scuola non deve raccogliere diciamo, non deve fare alcuna indagine particolare rispetto al compito istituzionale, al proprio compito istituzionale, cioè la didattica. Naturalmente si parla anche di valutazione. E io diciamo che vi invito se già non lo avete fatto, a leggerla. Si parla anche e soprattutto di un fatto in cui noi poi vorremmo entrare, un aspetto importantissimo che non metto in fondo perché non è importante, ma perché invece anzi lo è moltissimo, cioè l'aspetto dell'organizzazione della didattica a distanza per i ragazzi con problemi. Sia certificati che non certificati, e quindi alunni con disabilità, alunni con DSA, con bisogni educativi speciali, certificati o non certificati, e quindi diciamo che nel merito io non entrerei perché ci stiamo attivando per poter creare ne parleremo in questo incontro e rimanderemo una discorso più approfondito a un webinar successivo. Chiudo, vorrei soltanto ricordarvi che questo è un webinar che noi organizziamo all'interno del piano regionale di formazione della Toscana e è un piano che è coprogettato dal gruppo eTwinning in Toscana con il referente pedagogico, scusate, il referente istituzionale Cecchi, referente istituzionale presso Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ed è un piano che tutti gli anni noi sviluppiamo e si compone di vari eventi in presenza e a distanza. Data la situazione, abbiamo pensato di lavorare in due direzioni. Abbiamo aperto un progetto che si chiama Twinning in Toscana a distanza, un progetto Twinning che abbiamo pensato proprio perché possa essere una sorta di contenitore diciamo di filo rosso delle esperienze toscane e non, e quindi appunto anche abbiamo voluto mettere insieme docenti che lavorano insieme normalmente, che hanno una certa esperienza e che si sono messi a disposizione appunto come supporto per la didattica a distanza. E allo stesso modo abbiamo pensato di intensificare il nostro programma di seminari online, proprio dato il momento, anche forzatamente abbiamo dovuto convertire alcuni dei nostri futuri eventi in incontri a distanza. Quindi sono in fase di definizione, spero domani o dopodomani, insomma, comunque nei prossimi giorni, di riuscire a dare notizia sia su
sul portale dell'ufficio scolastico regionale, che è sul portale Twinning, che sui nostri canali social, che sono la pagina Facebook Twinning Toscana e, come dicevo, il canale YouTube Twinning Toscana. Io fe mi fermo, passerei la parola alla Laura Maffei, che a sua volta poi cederà il microfono a Marina Marino e in fondo ci sarà Luisella Mori. Ci verranno a trovare due ambasciatrici e referente pedagogico per l'Emilia Romagna, Paolo Arduini e Elena Pezzi. Le nostre relatrici di oggi, credo che le conosciate tutti, ma sono tre ambasciatrici eTwinning per la Toscana, di grande esperienza e con tanti bei progetti all'attivo, quindi io lascio la parola a loro e vi metterò, come dicevo, qui nella chat i link per, insomma, sia per le presenze che per le eventuali domande che vi chiediamo di radunare lì, in modo tale che alla fine si possano poi, possano, insomma, possiamo dare risposta. Grazie mille e a più tardi. Passo la parola a. Allora, io accendo un attimo la webcam così nel discorso introduttivo vi posso vedere, o meglio, mi vedete, altrimenti può diventare noioso. Chiederei a Simona se mi dà il controllo del video in modo che possa fare la condivisione dello schermo. Grazie. Eccoci. Allora, intanto mi presento, io sono Laura Maffei. Sono ambasciatrice di Twinning per la Toscana e eTwinner da tantissimo tempo e soprattutto sono insegnante di lettere e insegno alla secondaria di primo grado. Ci tengo sempre a dire in queste occasioni che la mia scuola è un istituto comprensivo abbastanza recente, ormai non più recentissimo, ma insomma sono solo circa 2 anni, 3 anni che siamo tutti insieme. E lo dico perché è stato estremamente importante, perché quello che vi racconto io molto brevemente è la mia esperienza, che è la nostra esperienza, insomma, di queste prime settimane con la didattica a distanza. E molto ho imparato dalle mie colleghe della scuola primaria, cioè il modo in cui si sono mosse loro, francamente, ha aiutato molto me e allo stesso modo. Parlandoci e confrontandoci, ci siamo resi conto che è vero quello che si dice sempre, che quando ci si incontra, se abbiamo una mela, mangiamo mezza mela per uno, ma se abbiamo un'idea, quando ne usciamo abbiamo 2 idee per uno. E così è stata un'esperienza che ci ha molto arricchito. E francamente, che cosa ho fatto? Allora, a differenza di altri, ora dopo di me magari sentirete le esperienze di Elena Pezzi, di Paola Arduini. Ecco, in altre realtà, come voi sapete benissimo, è stato detto che la scuola sarebbe stata chiusa. Noi in Toscana, cioè, ci siamo salutati all'una e la sera abbiamo scoperto che il giorno dopo non ci sarebbe stata scuola. E quindi è stata veramente un'emergenza, per tutti e un rimboccarsi le maniche per tutti. Quello che è importante capire è che, come siamo stati sconvolti noi, sono state sconvolte le famiglie e soprattutto i bambini. Che cosa ho pensato di fare? Io vi dico qual è il percorso che io ho fatto. Io ho utilizzato il registro online come da politica d'istituto e insieme ai Twinning. Perché? Perché allora noi come registro online abbiamo Argo. E Argo ci ha dato varie possibilità, quindi ha una parte soltanto per lo scambio dei compiti, ha una parte anche su cui si possono condividere materiali. Capirete anche voi però che la semplice condivisione di materiali è piuttosto arida, insomma. Quindi subito dai primi giorni mi è venuto in mente che avrei dovuto in qualche maniera contattare i ragazzi e soprattutto il problema di Argo o di altri strumenti che tutti voi sicuramente utilizzate, è che si lavora uno per uno, cioè loro scaricano il materiale, ci lavorano, te lo rimandano,
te lo correggi, glielo rimandi, non vivono più in gruppo classe, cioè non esiste più un rapporto tra loro, è la prima cosa che ai ragazzini serve, la prima cosa che i ragazzini richiedono, e ora se la condivisione poi funzionerà ve la faccio vedere questa esperienza. Cosa ho fatto allora? Ho segnato regolarmente tutte le attività che volevo fare sul registro, però ho chiesto ai ragazzi che sapevano già farlo, cioè non si inizia a usare uno strumento se non si è mai usato prima, i ragazzi già erano abituati a lavorare sui twinning, io ho detto loro se volete ci possiamo trovare sui twinning, io sarò disponibile tutte le mattine per fare questi esercizi che vi ho dato insieme a voi, dalle 9 alle 11 o dalle 9 alle 12 e ci troviamo in chat. Poi, come tutti sapete, si trasforma in presenza dell'insegnante 24 ore su 24, però effettivamente anche per loro questo appuntamento di trovarsi online dalle 9 alle 11 è stato estremamente interessante. Ora mi tolgo dal video e vi condivido lo schermo, vi ridico solo i passi iniziali. Ho scritto sul registro. Ho scritto alle famiglie, ho lasciato questa informazione. Chi vuole, con l'username e la password che già ha, può entrare sui Twinning. Cosa sicura, in quanto è una piattaforma di riconoscimento univoco, gli insegnanti vengono verificati, sono solo gli insegnanti che possono portare dentro gli alunni, quindi ambiente totalmente sicuro. Chi ha questa possibilità? Ho messo anche un tutorial su come entrare per chi non se lo ricordava, ma tutti se lo ricordavano, e chi ha la possibilità entri. Effettivamente sì, tutti sui Twinning, perché intanto perché ha la chat e quindi permetteva loro effettivamente di parlarsi. Ora condivido lo schermo, spero che lo vediate correttamente, vediamo se funziona. Ok, allora. Dovreste vedere correttamente, ho utilizzato questo progetto che è i Twin in Toscana a distanza. Abbiamo detto prima, è un progetto che è nato grazie a Simona che l'ha realizzato in tempo record, affrontando il TwinSpace, sperando fino a 2 minuti fa faceva bene che scorra regolarmente. Che cosa ho detto ai ragazzi? Ho detto immaginatevi di entrare in una grandissima scuola, non ci siamo solo noi, ma ci sono scuole che vengono da tutta la Toscana. Vi ci può volere un pochino a trovare la vostra classe. E gli ho spiegato proprio, andate sotto pagine, io ho creato delle pagine che sono per voi, dovete trovare la nostra scuola. La nostra scuola, eccola qui, didattica a distanza, io sono comprensivo 2 Arnolfo Di Cambio di Colle Valdelsa. Cosa ho fatto per loro? Gli ho detto che avrei aperto una pagina diversa ogni giorno. Io insegno lettere, quindi ho italiano, storia, geografia e anche questi declinati in tanti aspetti. Ogni giorno ho aperto loro una classe diversa, una qualcosa di diverso, per esempio, ora questa è solo l'introduzione. E questo è un avviso, ho utilizzato uno strumento molto semplice che è Mentimeter per coordinare gli orari insieme. È un'app che immagino conosciate quasi tutti, serve per vedere quando ci si può. Diciamo per fare dei sondaggi o per fare dei brainstorming, in questo caso era un sondaggio, e chiedevo loro in che orario tornava meglio. E poi ho aperto ogni giorno, per esempio, questa è letteratura. Allora, ci sono gli esercizi da fare. Io ho messo una spiegazione mia, non ho messo video per il momento miei. Questo è quello di questa settimana. Ho messo una piccola spiegazione mia, sono soprattutto rifatti, in questo caso è il verismo. Poi ho messo da vedere dei video tratti dal web e poi ho messo sotto gli esercizi. Gli esercizi sono quasi sempre messi in modo che i ragazzi possano interagire in un forum. E perché ho messo il forum? Perché questa è solo una lista di domande, come vedete, però ho messo il forum perché? Perché i ragazzi potessero rispondere come si può rispondere in classe, con maggior tranquillità. Perché? Perché intanto ognuno con il suo tempo, poi ognuno vede le risposte degli altri, ci sono sotto le mie correzioni e se guardate, io apro il forum, ho messo dei forum per ogni pagina, questo è quello di oggi, hanno risposto in 14, però se guardate, io nelle mie classi ho intorno ai 24 ragazzi e a letteratura ho avuto per ora 23 risposte. Questo è l'appello, sono 26,
a geografia 23, quindi questo è un giochino che ho inventato. In realtà i ragazzi tendono a partecipare quasi tutti e soprattutto questo mi permette di tenermi in contatto con loro tutti i giorni. Cioè quando c'è stata l'ultima rilevazione del Ministero che chiedeva con che frequenza ci si incontra con i ragazzi, ecco, io ho avuto questa fortuna, questa possibilità di poterli incontrare tutti i giorni e questo me l'ha permesso i Twinning. Questo è molto importante perché mi permette di non perderli. Quindi è una cosa che non va sottovalutata. Sì, io mi presento tutte le mattine e sto con loro, ma d'altronde come farei a scuola? La cosa un pochino più lunga forse, ma lo sappiamo tutti che con lo stare davanti al computer ci stiamo di più e lavoriamo in realtà di più. La cosa più lunga probabilmente è selezionare materiali, più che altro perché ogni giorno vorrei cercare di mettere qualcosa che sia per loro interessante. E, per esempio, cerco sempre di fare attività dove loro si incrocino, dove possano interagire. Per esempio, la settimana prima, che erano delle attività molto semplici, avevamo letto Leopardi, si divertivano a vedere com'era la scrittura di Leopardi, com'era la sua calligrafia. Avevamo fatto delle attività, gli avevo dato un'attività un pochino più creativa, che era di riflettere su quali sono i pensieri che per loro li staccano dalla realtà, eh? Quali sono i loro pensieri infiniti, pensieri in cui amano perdersi. E ora, ecco, si vede anche il Padlet. Invece del Twin Board ho usato un Padlet perché mi permette poi di fare un ebook di generarlo automaticamente e quindi per loro è stato anche un confrontarsi, un divertirsi. Poi devono essere anche attività un pochino ludiche in modo che siano stimolati a partecipare. E cerco di tirarli dentro anche con la curiosità, eh? Vediamo cosa trovo domattina. La grammatica non è uno dei successoni, però anche questa ho messo dei collegamenti, sostanzialmente questa è una terza media, quindi ha delle prove invalse online, ha vari esercizi di ripasso, alcune fotocopie d'approfondimento, queste sono immagini mie, però anche qui c'è una cosa carina, avevo dato loro e che fa capire tanto anche in che periodo ci troviamo, avevo dato loro per rilassarsi cosa vi piace fare in questi giorni di stop e cosa invece non sopportate. Qui eravamo proprio all'inizio e sono estremamente interessanti queste riflessioni, anche più della grammatica, perché quello che a tutti manca, a parte le passeggiatine, non so come è messo dalle vostre parti, ma qui è in quarantena tutta la città, praticamente non c'è modo di uscire di casa se non per motivi veramente più che validi. Tutti loro dicono che gli manca il contatto con gli altri ragazzi. Allora, scusate, se ora vedete un quadretto nero, sono io che ho aperto la chat per vedere i vostri interventi, altrimenti dormite. Vi volevo dire, ecco, per quello che riguarda l'audio, l'audio purtroppo può non essere l'ideale per tutti perché siamo in tanti e perché la piattaforma è appesantita. Faccio del mio meglio per parlare vicino al microfono. Ok, come si fa ad avere il tuo space? Bisogna chiedere l'attivazione di un progetto, sì. D'accordo, va bene. Allora riabbasso così non vedete il quadrotto e vi faccio vedere. Allora, in questa classe che io ho, ne parlavamo prima, apro storia, in questa classe che io ho diversi casi sia di SA sia di BES. Allora, come ho fatto per venire incontro a questi? Allora, questa era un'altra delle domande, no? Della rilevazione ministeriale. Allora, per quello che riguarda i DSA, ho usato il più possibile degli schemi. Allora, questo farà ridere, ma l'ho fatto io. Però i ragazzi li trovano utili come li trovavano utili alla lavagna. E poi ho preso anche degli schemi via via che ho trovato sul web
Gli approfondimenti sono dei video brevi che ho preso o dai materiali consigliati sul sito del Ministero, oppure per esempio questa è ripetita, so che ai miei ragazzi piace, l'abbiamo riutilizzato insieme. E poi per quasi tutte le attività, che ripeto, per ora sono quasi tutte di ripasso. Per andare avanti mi attiverò, credo che gli registrerò degli audio. Però non è facile, come potete immaginare, registrare degli audio per spiegare un argomento. Il monologo annoia i ragazzi, ma annoia anche chi lo fa, purtroppo. E quindi non è, appunto, non è proprio il massimo della soddisfazione, ma proviamo. E, ho cercato di farli lavorare, per esempio, a storia, per esempio, in molte materie su schemi. Ho cercato di mettere tante immagini, cioè in modo che fosse comunque fruibile a tutti. Quello di oggi è un argomento che mi è dispiaciuto molto. Questa è la pagina di oggi. Mi è dispiaciuto molto non averlo potuto fare insieme a loro, averne potuto parlare insieme. E ho dato da fare una sintesi in questo caso. E anche la sintesi l'ho fatta postare sul forum. E altre cose, la settimana prima che ero ai regimi totalitari era più difficile ancora, però in occasione della giornata della memoria avevamo fatto delle riflessioni appunto sulla Shoah e sull'Olocausto e ho proposto questi due approfondimenti, uno lo conoscete sicuramente che è il viaggio senza ritorno, l'altro me l'hanno consigliato le colleghe delle elementari. E è piaciuto molto. La riflessione qui era se avevano letto un film o visto un documentario legato a questi temi e sono uscite tante cose carine. Quindi Destinatario sconosciuto, poi tra i film Mussolini Ultimo Atto e La Calusa, poi se vedete pian piano Primo Levi, Se questo è un uomo, La ladra di libri, Anna Frank sia in video sia al diario, L'amico ritrovato. Insomma, per noi magari sono banalità, però i ragazzi si sono, non so, si sono sentiti coinvolti. Per esempio, la sera scrivono domattina cosa si apre? quindi che cosa faccio semplicemente? Per esempio, domani farò geografia. Ecco, geografia era semplice, era cosa sulla desertificazione, avevamo approfondito le problematiche ambientali. Cosa faccio domani? Riaprirò geografia, lavoro sulla pagina per fargli trovare la sorpresa. Stasera, dopo questo webinar, farò tutte le mie modifiche su questa settimana, metto la pagina invisibile, così non rovino la sorpresa a nessuno, e domani loro la troveranno aggiornata. Ha avuto appunto un ottimo riscontro. Tra l'altro da membri posso vedere chi si è loggato, indipendentemente da chi ha risposto o no alle domande o alle varie attività, però insomma generalmente hanno partecipato praticamente tutti. Sono attività che restano, sono attività che si possono valutare, mi permettono di dare un feedback immediato. Perché? Perché quando si mandano sul registro ci vuole un po', insomma, no? Correggerle, cioè scaricarle, correggerle, guardarle. Qui ce l'ho immediatamente, la mattina siamo online insieme, posso dare anche un feedback immediato e loro magari correggono. È un'interazione, come si può dire, molto attiva e quanto di più simile abbia trovato per ora allo stare in classe insieme. E chiaramente loro chiedono e cercano sempre più modi per lavorare insieme e per sentirsi. E quindi utilizzo della chat, utilizzo del forum che ci permette di trovarsi tutti. Questo ho imparato dalle maestre, amano i messaggi vocali, amano le cose personali. E, per esempio, ecco, la mia esperienza è questa, è stata una classe, questa terza, che ha avuto una vita abbastanza travagliata nel primo quadrimestre, si sono impegnati tutti tantissimo. Ora
E io ho mandato un messaggio dicendo, siete stati bravi, si vede che le disgrazie tirano fuori il meglio delle persone. E loro mi hanno risposto che volevano in sostanza, non lo so, trovare, far vedere che la classe vale qualcosa. Ecco, volevano far vedere che ce la possono fare. E questo mi ha fatto pensare, nel senso che non pensavano solo individualmente, pensavano come gruppo classe. E quindi c'è un bisogno di lavorare insieme. Il lavorare insieme, la sola comunicazione attraverso il registro non me la permette, i twinning me la permette. Ecco, io ho fatto così. Se pensiamo alla circolare ministeriale che si è diffusa ieri sera, i tre punti fondamentali erano riprogrammare. Io ho riprogrammato così, non i contenuti, ma il modo in cui predispongo i contenuti. L'altro era valutare, valuto dando un feedback, non necessariamente mettendo un voto, valuto dando un giudizio che permette all'altro di continuare a imparare. L'ultimo punto era la collegialità, e questo appunto è quello che mi hanno insegnato i colleghi della primaria, che a questo sono abituati, cioè dare un lavoro che sia fattibile e che sia coordinato con gli altri colleghi. E per quanto riguarda l'attenzione a chi ha problematiche speciali, io cerco di creare dei materiali che siano accessibili a più livelli. E questo è quello che cerco di fare quotidianamente, ma direi che per esempio in alcuni casi i DSA sono favoriti dall'uso dello strumento informatico. Quindi in realtà è un lavoro che permette, se ci si lavora bene, anche magari di colmare qualche lacuna. Poi se si chiede ai ragazzini cosa desiderano, tutti desidererebbero ritornare in classe domani e sarà servito almeno a farci amare. Poi torniamo in classe e dopo 10 minuti ci riodiano tutti, però è andata così. E su questo interrompo la mia condivisione e mi rifaccio vedere e lascio la parola Grazie a te Laura, alle. davvero, veramente per il tuo intervento. Io andrei avanti e poi invito sempre gli amici che sono collegati con noi a scrivere le domande sul foglio che vi ho linkato. Mi scuso, avevo messo un indirizzo sbagliato, ma insomma avete adesso il link corretto in modo tale che possiamo anche vedere tutte le domande. Vorrei dare la parola adesso a due amiche che sono venute a trovarci, due amiche colleghe, che sono Paola Arduini ed Elena Pezzi. Paola Arduini ed Elena Pezzi sicuramente le conoscete. Sono Paola è ambasciatrice Twinning per il Lazio, è un twinner di grande esperienza, ha lavorato nel gruppo di lavoro che si occupava del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha lavorato a Roma e di questo si è occupata e si occupa. E al momento si trova in Spagna, quindi a lei naturalmente va il nostro saluto, il nostro abbraccio. Vorrei che ci raccontasse un po' la sua esperienza e poi passeremo la parola ad Elena Pezzi, che è la referente pedagogica per l'Emilia-Romagna, quindi ancora una situazione di grande emergenza e di grande difficoltà. Sono via dalla scuola da 4 settimane. Elena è anche lei è una grande esperta, Elena lavora per il TSI Marconi che come sapete, insomma, organizza formazione di grande qualità a livello proprio regionale per l'Emilia-Romagna presso l'USR Emilia-Romagna. Passerei la parola a Paola. Paola, tu hai Ciao. il microfono? Sì, Allora, ok, ci sei, benissimo. la webcam prima ha funzionato, in un altro webinar ha funzionato, adesso si riblocca. So che se la tocco sì, mi caccia dalla piattaforma e quindi non mi guardate, ma tanto c'è poco da vedere. Oltretutto, io sono a Madrid, il tempo è molto brutto e non c'è neanche niente da vedere. Oltretutto, ovviamente, sto chiusa dentro casa. E sì, io insegno nella Scuola Statale Italiana di Madrid, che è una scuola delle 8 scuole che si trovano all'estero, sono qui dal 2016, dopo aver passato un anno in distacco al MIUR a lavorare al Piano Nazionale Scuola Digitale. E in questo momento, devo dire, in questi giorni, mi ritrovo a pensare un po' troppo spesso, devo dire, l'avevamo detto noi, cioè
Era ovvio che attrezzare le scuole dal punto di vista digitale, se fosse stato fatto più diffusamente, avremmo avuto scuole meglio attrezzate in questo punto. È anche vero che appunto noi abbiamo i twinning e i twinning in questa situazione, come dicevo ai miei alunni, salutandoli martedì, quando è arrivato il decreto la mattina, per dirci do da domani non ci sono più le scuole, ho detto va bene, ma noi siamo abituati perché abbiamo i twinning. In effetti, per raccontarmi brevemente un'esperienza, quella di Laura è un'esperienza e un progetto molto ben organizzato. Noi nella mia scuola siamo in emergenza perché appunto è una scuola molto poco digitalizzata, una scuola in cui si fa fatica anche a usare il registro elettronico e in più con la difficoltà di mettere insieme di fatto due sistemi scolastici che sono quello spagnolo e quello italiano. E quindi con bambini di scuola primaria, qualcuno chiedeva nella chat, ho visto cosa si può fare con i bambini di scuola primaria. Allora, si può lavorare in un progetto e io vi faccio vedere rapidamente che cosa abbiamo finora cosa abbiamo finora attuato. Non mi si aprirà mai questo un PDF? No, aspettate. Scusatemi, è da stamattina che sto condividendo roba. No. Ok, ci siamo. Sì, si era visto, ma si era visto la cosa sbagliata. Scusate, eccoci. Ok, riparto a condividere. Ecco qui. Allora, questo è ovviamente il mio live. I bambini possono usare, questo è il progetto che ho in comune con Laura e con un sacco di altre persone. Non ho creato in questo progetto un'attività specifica, mentre Laura ha creato appunto una specie di aula virtuale nella sua classe. I bambini che sono appunto adesso sono di quarta, ma cosa fanno? Hanno username e password, entrano in questo progetto, e vedete, questo è uno dei miei, ci hanno sottoscritto Adriana ha fatto adesso, usano la piattaforma per scriversi ed ecco, sono entrati nella chat e per esempio possono usare la chat per chiacchierare tra di loro. Ovviamente, come consiglio sempre a tutti, andatevi a vedere cosa fanno perché così potete controllare cosa si dicono, perché è matematicamente sicuro che qualcuno si scriverà delle parolacce, no, sono carini, quale sia il codice, come si gioca a principe e stanno scrivendosi qua. Però abbiamo nelle nostre classi stiamo usando anche altri strumenti, appunto dovendo improvvisare qualcosa all'improvviso, abbiamo incoraggiato gli alunni a scrivere nei forum, che è una cosa che possono fare, come vedete. I bambini che partecipano a un progetto discutono su questo è un progetto sui libri, se gli piace Harry Potter o no, possono intervenire all'interno di pagine mettendo dei post all'interno dei Padlet che sono pronti o in quello che è diciamo, il Padlet interno dove possono scrivere i loro contributi. E se il progetto non è organizzato per questo, possono fare fino a un certo punto, diciamo, possono scambiarsi delle opinioni, possono collaborare, perché non possono partecipare da casa ai meeting online e questo non lo può fare nessuno. I meeting online, le videoconferenze non possono essere, possono, diciamo, ci si può entrare solo se si è insegnanti. Gli alunni non possono entrare in un meeting online da casa, è uno strumento fatto per lavorarci a scuola. E allora, per far questo, noi stiamo nella Scuola Italiana di Madrid, stiamo usando le videoconferenze con Zoom in attesa che ci attivino la G Suite e poi stiamo usando questa cosina qui.
Cioè, di fatto ho consigliato alle colleghe di usare un sito, diciamo, di appoggio che sostituisca un po' lo scambio dei materiali ed è quindi organizzato. Ci abbiamo cominciato a lavorare ieri, perché appunto considerate noi siamo in ritardo sui provvedimenti, la Spagna è in ritardo di 2 settimane almeno sull'Italia e stanno facendo tutto di corsa. E quindi qua mettiamo delle informazioni che servono per i bambini e per i genitori. Considerate che gran parte dei genitori non parlano italiano, quindi c'è tutta questa difficoltà di comunicazione con loro che cliccano a casaccio e i figli che gli dicono delle cose. E poi organizziamo delle attività, gli ho chiesto di per esempio di disegnare delle figure con lo slogan Andrà tutto bene. E caricarle all'interno di una cartella di Drive e questa è una cosa semplicissima. E loro stanno caricando, disegnano, fotografano e poi mettono qui le foto. Vi faccio vedere la foto, scusate, di Tuana che non, trovandosi senza colori e non potendo andarle a comprare, ha costruito il suo slogan con l'arcobaleno fatto di carta igienica e guanti e roba da mangiare. E non tanto più di questo finora. L'idea di strutturare una pagina del tree space, cioè organizzare un tree space, è un'ottima risorsa. Aprire un progetto adesso è ovviamente molto, molto macchinoso, quindi vediamo un po', se possiamo farlo. Io non ho tanto da dire più di questo. La cosa è che noi stiamo, adesso chiudo la condivisione, stiamo lavorando tanto con i docenti per fare la formazione. Allora, il dramma di queste dell'emergenza, qual è? Che di fatto si va, come sempre, in situazione di emergenza si vede, si applicano le competenze. E qui cominciamo davvero a fare la didattica per competenze, ma soprattutto le competenze della didattica. Cioè, qui si sta vedendo chi è pronto a rimettersi in gioco nel giro di 24 ore, ma letteralmente nel giro di 24 ore, reinventarsi un modo per fare con un minimo di dignità e di senso etico il proprio lavoro. In questo senso stiamo facendo sessioni online forzatissime di formazione. Adesso mentre parlo qui ho mollato il gruppo, non siamo tanti in questa scuola, siamo solo della scuola primaria, siamo 20. E colleghe che mi chiamano in continuazione perché non sanno che cos'è il drive, allora oggi pomeriggio le ho mollate al loro destino e ho detto pasticciate un attimo e createvi una cartella di drive e intanto cominciamo a imparare. Questo mini sito è stato fatto con la mia collega, ovviamente noi siamo tutti, considerando la nostra situazione, cioè a scuola abbiamo diversi casi che sono venuti fuori ieri anche di ragazzi ammalati e quindi ci consideriamo tutti portatori sani. Abbiamo deciso così, in accordo anche con il medico, di dire vabbè, mettiamoci in quarantena sperando che non vengano sintomi gravi perché qui non c'è stato fatto nessun controllo, è stata una nazione lasciata molto insomma, alle manifestazioni di piazza, ai contatti, ai baci tra tutti, senza nessuna. Non ho la notizia di niente, ho smesso di condividere. E quindi siamo così, siamo chiusi a casa e ci organizziamo al telefono dicendo clicca qui, metti là, prova a inserire il video, fai la pagina e inventiamoci qualcosa. Dopodiché questa cosa arriva condivisa con tutti i genitori, perché i bambini ovviamente non sono al massimo, appunto entrano nel free space e ci scrivono le letterine, però poi per gestire una cosa un po' più complessa come una videoconferenza stanno diventando bravissimi rapidamente anche loro. Ma bisogna poi lavorare con i genitori e quindi il tutto in 2 o 3 lingue diverse. Però insomma ce la faremo, resistiamo quanto possibile, sappiamo che dovremo andare avanti ancora per almeno, qui si parla di andare probabilmente a fine aprile, il che significa stare veramente chiusi in casa perché no, non si può uscire, una città sovraffollata come questa diventa veramente rischiosa. Io mi fermo qui, se ci sono domande vedo che ce l'avete nel documento condiviso e mi fermo, ok? Passo la parola a Simona, anche perché sono arrivata, non ho sentito l'inizio e non voglio essere maleducata, non so se adesso deve parlare Elena o qualcun altro. Buonasera a tutti.
Grazie, grazie mille Paola. Senti, c'è una domanda alla quale grosso modo tu hai già risposto con le tue parole, ma ci chiedono le amiche o gli amici, non so perché non ha lasciato il nome, se secondo te è sostenibile per dei bambini piccoli lavorare in autonomia da casa anziché da scuola. Cioè ci dice, noi abbiamo, insomma, non hanno mai lavorato da soli, ritieni che sia fattibile per bambini della scuola primaria? Effettivamente sì, da quello che tu fai, oppure. Stiamo provando, nel senso, come dire, hai fatto tanti esercizi di grammatica, adesso prova a scrivere. Sì, io sto vedendo, ma ripeto, noi abbiamo la scuola chiusa da mercoledì, quindi di fatto è da ieri, abbiamo fatto un po' di tentativi e poi è dall'altro ieri che facciamo queste videoconferenze con i bambini e che loro mandano materiali. Qualcosa ce la fanno, certo bisogna adattarsi, bisogna cominciare piano piano e cominciare a vedere cosa possono fare. Intanto per loro, guardate, io lo immagino che lo sappiate perché avete purtroppo più settimane alle spalle, ma insomma il trauma di essere isolati a casa, di avere questo, per i bambini alla primaria c'è questo problema enorme della paura, sono terrorizzati questi bambini e si vedono intorno adulti terrorizzati quanto loro. E nella nostra situazione i bambini sanno per esempio che gran parte di noi sono in distacco e quindi che ne so, io ma anche la mia collega siamo da sole senza la famiglia che è rimasta in Italia e quindi ci scrivono dicendo ma cosa vuoi, ti posso mandare qualcosa? Cioè ci immaginano una situazione molto di disagio, no? E bisogna, il primo rapporto, la prima cosa è stargli vicino emotivamente. Oggi c'era un video che girava della dottoressa Lucangeli che diceva è cambiato completamente il paradigma, accettiamo questo cambiamento, siamo noi a entrare nelle case di questi bambini, per cui loro si connettono e trovano qualcuno scarruffato ancora che si è appena alzato dal letto nella cameretta col gatto che gli cammina sulla testa, altri che vi devo dire mi hanno commosso stamattina, stavano lì con le cuffie e si pettinavano per apparire ordinati davanti allo schermo con la maestra. Insomma, secondo me è questo. Qui cominciamo a giocarcele tutte le carte che abbiamo, anche quelle che ci dobbiamo inventare un minuto prima di andare in onda. L'importante è stargli vicini, fargli sentire che, come abbiamo sempre detto, la formazione non si impara, l'apprendimento passa solo attraverso le emozioni. Dobbiamo trovare un modo in cui questo schermo che abbiamo tutti davanti fa passare le emozioni. Inventiamocelo in qualche maniera. Sapendo che torneremo un'altra volta a baciarci, abbracciarci, a farci un po' di pidocchi, perché tanto ci stiamo rimpiangendo anche i bei tempi quando ci smocciolavano addosso e ci attaccavano i pidocchi. Qui non abbiamo ricette, ovvio che non abbiamo ricette, stiamo inventandoci qualcosa da un momento all'altro. Proviamoci con i bambini, mi stupiscono, oggi in 2 secondi hanno imparato come attivare e disattivare il microfono. A scrivere in chat, cioè quello che chiacchiera sempre, Bruno stava in chat a disturbare tutti gli altri mandandogli messaggi privati. Non gliel'avevo insegnato io, non l'avevamo mai fatto insieme, ok? Quello ha trovato il modo di andare lì a scrivere e poi mi hanno detto: Maestra, c'è Bruno che mi manda, ma ve lo immaginate, Bruno mi manda i messaggi privati e mi distrae. Questo nei 40 minuti che avevamo a disposizione. E Carola ha chiacchierato col microfono aperto tutto il tempo perché lei fa così anche in classe. Andy si è alzato, è andato a cercare le cose mentre doveva stare a sentire davanti allo schermo, come fa esattamente quando sta in classe. Però tutto questo è meraviglioso. Vi ringrazio, mi taccio e do la parola agli altri. No, grazie a te perché veramente è stato bello da un punto di vista proprio della condivisione dell'esperienza, dal punto di vista emotivo e dal punto di vista ovviamente dei contenuti, di quello che ci hai raccontato, della tua esperienza con i ragazzi. Quindi grazie mille, grazie davvero. Io passerei la parola a Marina Marino, che è una delle nostre ambasciatrici toscane. E chiedendo la cortesia ad Elena di aspettare un attimo, ma ci siamo già parlate, e anche a Luisella naturalmente. Quindi speriamo di poterci allungare un po' perché veramente sarebbe un peccato perderci questi vostri interventi. Quindi ti cedo subito la parola e chiudo il microfono. Marina. Ok, grazie Simona, grazie veramente, quello che è stato detto è stato molto molto interessante e importante. Io vorrei
Vorrei condividere con voi, avevo preparato delle slide che hanno fotografato diciamo, il lavoro fatto sul nostro sito, perché non sapevo se ci sarebbe stata la condivisione. Ditemi solo se vedete le slide che sono le fotografie. Le vedete? Non ancora Marina, ma penso ci sia un attimo di attesa. Vedo che sta, eccole, Ora sì. ci sono. Mettile in modalità presentazione. Sì, Ok. ci sono. Mettile in modalità presentazione così si Va vedono bene meglio. ora, vero? Dunque, quindi per la paura. Ok, dovreste vederle comunque ora. Intanto quello che mi colpisce avendo sentito, dunque io insegno nella scuola secondaria superiore, insegno in un liceo linguistico, insegno lingua straniera francese. Ho da anni i progetti e twinning, quindi questa per me, diciamo, è un'occasione per mettere in comune, per imparare, perché quello che ha detto Laura, quello che è stato detto da Paola, più ci confrontiamo, più ci ascoltiamo, credo, più ci vengano idee e si cambia. Questo è veramente il pregio che ha avuto l'idea di Simona Bernabei di creare questo progetto di twinning che è nato, come vedete dalle date, vedrete dalle date dei nostri post, il giorno stesso, per esempio, noi abbiamo cominciato a lavorare il giorno stesso in cui la scuola è stata chiusa, perché è nata proprio un'esigenza da parte delle classi, visto che avevamo dei progetti in corso già avviati e questo li ha un pochettino sconvolti. Poi nella scuola superiore avete visto, io ho inserito tutte le mie classi dalla prima alla quinta, la quinta specialmente ha avuto un attimo di panico. Ma in che senso questo progetto secondo me può essere importante? Nel senso che è stato già detto da parte delle colleghe, quindi di lavoro con le classi, ma anche nel senso di raccogliere e documentare quello che noi come singoli docenti, ma anche come scuola, facciamo. Questa è una cosa, cerco di dire magari qualcosa che non ripeta. Il fatto di avere mille strumenti, mille luoghi come consiglio di classe, come scuola, come scuole, come docenti, porta poi, arriverà un momento, a una difficoltà di tipo ricapitolativo. In questo io lo dicevo anche alle mie colleghe prima, con Simona ne parlavo, ho un po' acquisito la mentalità dei francesi, no? Di avere un piano nella testa di cosa si fa, perché si fa, di organizzarlo e arrivare a una conclusione. Secondo me questo genere di progetto ha un valore grosso anche se si volesse organizzare. Credo che ci sia un problema di audio. Scusate, sto cercando di controllare se Marina è caduta la linea. Ah no, ok. Allora Marina, ci siamo. Mi senti Marina? Perché mi. Sì, lei c'è in realtà e sembra che stia parlando, ma in realtà io non la sento, non so voi, io non la sento. Potete darmi un feedback? Riccardo, la sentite voi Marina? Ok. Allora io direi di fare una cosa, a questo punto direi di dare la parola alla Elena Pezzi, così. Ah no, scusatemi, scusate. Io mi Scusa sento Mari, perfettamente. non si. Marina? Io Ah, mi ok, perché sento. noi non sentivamo nulla. Allora riprendi tu, scusami Elena, scusate, io sto cercando di usare il tempo al meglio possibile. Vai, Esattamente. Marina. Io continuavo a sentirvi, chissà cosa è successo. E niente, quindi avete credo sentito quello che avevo detto sul discorso dell'importanza di avere. Come colleghi anche. Mi sentite ancora?
Mi sentite? Sì, Marina, ti sentiamo, ok? Adesso no, per esempio. Non si sente nulla. Allora, io direi a questo punto davvero di dare la parola alla Elena Pezzi, in modo tale che così, dunque Elena, tu sei già il relatore, ti puoi attivare il microfono. Marina, a questo punto diamo la parola, siccome c'è qualche problema tecnico, diamo la parola ad Elena. E poi speriamo che si risolva il problema tecnico. Scusate, non è mia intenzione approfittare della presenza di Elena come riempipista, ma con No, grande piacere. anche. Scusa, perché nel frattempo sei tornata. Purtroppo è un po' difficile la linea e va e viene, per cui io senz'altro farei un saluto ad Elena Pezzi, che come dicevo all'inizio è la referente pedagogica per l'Emilia-Romagna, e le chiederei proprio di raccontarci cosa sta vivendo in questo momento e come sta organizzando, e per quello che è la sua esperienza, la didattica a distanza. Credo che. Allora, aspettate che verifico. Sì, Elena, c'è. Randy. Sì, sei. Ok, il microfono aperto. Vai, Elena. Elena, tu mi senti? Elena dice acci. Mannaggia, oggi questa seconda parte di pomeriggio. Eccola Elena, vedo che si sta attivando la web, ma io non sento nulla. Ah, ok, ci sei Elena? Sento qualcuno che parla, ma non capisco se sia Elena o se sia Marina, perché Elena mi risulta collegata e col microfono aperto, ma probabilmente ci sono problemi. Sì, esco e dentro, mi dice. Simona si sente bene, sì, io non so, probabilmente. Allora, facciamo in Aspetta, questo Simona. modo. Sì. Ma mi sentite? Me mi sentite? Gli Sì, a altri te ti sento. sentono? Gli Allora, altri scusa, penso di sì. facciamo un tentativo. Simona. Prova a fare relatore, ospitante, prova a fare host anche Marina e chiudiamo la condivisione dello. Ok, faccio host anche Marina. Ok, e chiudiamo la condivisione dello schermo. Marina, forse ce l'ha aperta la condivisione dello schermo. No, no. Però posso, perché. Aspetta. Non ho aperto nulla. Non ho mosso Ok, nulla. allora. Aspetta, dunque. Ok, proviamo così. Prova Elena a vedere se sì, Marina si sente, infatti. Datemi la voce. Aspetta. Perché te l'avevo già data, probabilmente si è Che risaltata. bello, datemi. Sì, è bellissimo. Aspetta, Elena, arrivo, ti sto cercando perché. Vai, ce l'hai. Voilà, ditemi se adesso si Ah. sente. Sì! Ciao, benvenuta, Elena. Sì, si era Che bello. impallato tutto quanto prima e sono uscita. Il famoso logout login molto spesso salva. E quindi dai, bene. Allora, cari, ciao, ciao da Bologna, come diceva Simona prima,
Noi siamo insieme a Lombardia, alcuni comuni del Veneto, sfortunatamente quelli che da 4 settimane, questa è la quarta settimana, siamo a metà della quarta settimana e la metà della quarta settimana, l'inizio della quarta settimana ha segnato un passaggio molto faticoso. Siamo tutti provati soprattutto perché non sappiamo in realtà quanto questo ancora durerà. E quindi in questo momento, paradossalmente, questa settimana io ho deciso di fare una settimana un po' di stacco, un po' diversa, perché la prima settimana c'è l'effervescenza della novità, tra virgolette, i ragazzi tutto sommato e anche noi l'abbiamo presa con, vabbè, uno stacco, preoccupante la situazione, però dai, su, via, forse si risolve abbastanza velocemente. La seconda settimana abbiamo cercato di andare a regime come scuola. Devo dire che come scuola noi ci siamo organizzati abbastanza in fretta. Paola diceva la loro scuola ha attivato G Suite, noi abbiamo G Suite dal 2013, quindi sicuramente non tutti i colleghi e non tutti gli studenti sono abituati a lavorare, però è qualcosa che può essere dato come patrimonio comune della scuola. E quindi chi di noi era già abituato a lavorare con Classroom, con le condivisioni di Drive, si è attivato e abbiamo iniziato subito con le lezioni online con Meet. Chiaro che avendo un progetto eTwinning si continua con il progetto eTwinning che ti dà la continuità nella normalità in un certo senso. E questo è il progetto che ho quest'anno. Abbiamo due progetti, uno legato ad Erasmus e poi abbiamo avuto anche proprio tutto il problema di Erasmus, ma questa è un'altra questione. Un progetto Erasmus e un progetto invece dove c'è anche Simone coinvolto di spagnolo. E quindi subito qui la prima attività, la prima settimana, ho detto ai ragazzi: benissimo, andiamo e continuiamo a lavorare. Infatti, se vedete, questi sono i messaggi della prima settimana di chiusura, un lavoro su Lorca. Il 28 di febbraio i ragazzi erano già lì, già divisi nei vari gruppi e hanno cominciato a scrivere nei forum. E quindi a questo punto, in un certo modo, la routine è continuata. La settimana successiva invece sono tornata a fare la prof pura e dura e abbiamo fatto lezione. Quindi miei di quinta, oddio oddio l'esame di maturità, analisi del testo, eccetera, eccetera. Ecco, l'inizio della quarta settimana per i ragazzi è stato, e anche per me, vi devo dire, è stato faticoso. E quindi ieri, ad esempio, io avevo programmato un'attività sempre di letteratura di inizio Novecento in Spagna e invece ci siamo ritrovati e abbiamo cominciato a parlare e come i piccoletti, però è buffo perché dai miei 19 anni, alcuni 20 anni, un 21enne, un 22enne, non mi sarei mai aspettata di sentire quando io ho detto, dico, ma ragazzi, chissà se dopo Pasqua ci rivediamo, e una di quelle che a scuola ci viene a livello universitario, quando posso, quando ne ho voglia, arrivo, se no, insomma, mi faccio vedere. Ogni tanto ha detto: no, prof, non dica assolutamente così perché noi ci dobbiamo rivedere assolutamente, noi vogliamo tornare a scuola. Poi, come dice Laura, noi vogliamo tornare a scuola per studiare anche no, possibilmente, però noi vogliamo tornare a scuola perché la scuola è di fatto il centro della nostra vita.
È il luogo in cui andiamo mugugnando, ma è il luogo in cui in questo momento, il luogo di cui in questo momento non possiamo fare a meno, cioè non possiamo immaginare che la scuola non ci sia. E allora, proprio per sfruttare questa cosa, questa mattina noi coordinatori del progetto ci siamo trovati in videoconferenza per organizzare, e siccome siamo tutti a casa perché le scuole che partecipano a questo progetto sono la scuola mia e quella di Simone in Italia e tre scuole in Spagna, una a Valencia, una a Pamplona e una a Melilla. E quindi ci siamo ritrovati questa mattina e abbiamo detto bene, che cosa possiamo fare? Come possiamo andare avanti per fare in modo che comunque i ragazzi sentano il fatto che la scuola c'è, esiste, continua ed è un luogo in cui possiamo continuare a fare cose. Quindi, al di là del fatto che i miei studenti nella mia classe si fanno attività di videoconferenze, di lezioni online, e su questo non apro la grandissima parentesi di che cosa molti nostri colleghi pensano che sia la didattica a distanza, ma insomma, c'è posto veramente per tutti al mondo. Però appunto con i nostri ragazzi abbiamo pensato di fare questa cosa qui. Venerdì ci troviamo e registriamo una micro video lezione collaborativa, 15 minuti, in cui intanto salutiamo, cioè tutti noi prof coordinatori, salutiamo tutti i nostri ragazzi, tutti i partecipanti al progetto, quindi tutti i bolognesi, fiorentini, pamplonicas, valencianos, eccetera, eccetera. E poi raccontiamo loro come si possono organizzare per fare un lavoro insieme e quindi dando un pochino, come se fossimo presenti, dando un pochino di indicazioni. Oltre a questo, è chiaro che non possiamo far finta che non esista una situazione, diversa, una situazione spiazzante. I miei ragazzi sono di quinta, hanno 19 anni, sono 19 e oltre, come vi ho detto, sono maggiorenni, ma, è chiaro che questa è una situazione che mette a dura prova tutti quanti e quindi abbiamo pensato anche di fare un'attività relativa proprio a questa situazione coronavirus e sentire anche da loro quali possono essere le loro proposte, qualche cosa che possa avere una ricaduta su cui possano ragionare insieme a livello di gruppo europeo, di gruppo che sta affrontando, anche se con tempi diversi, con modalità diverse, però sta affrontando lo stesso problema. Paradossalmente, come i twinning in tempi normali ti fa sentire europeo e in collaborazione, in unione con i tuoi coetanei in altre parti del mondo, di nuovo anche in questa situazione che nessuno di noi vorrebbe che fosse successa, però ti trovi a condividere, anche se a livelli diversi, a stadi diversi, però ti trovi a condividere qualche cosa di comune su cui ti puoi interrogare, su cui puoi collaborare, su cui puoi comunicare, condividendo una base comune che è la situazione da un lato e la tua personale situazione e il tuo essere in questa situazione dall'altro. Ecco, quindi questo è un pochino, ma molto molto semplicemente quello che sto facendo io con i ragazzi. E poi ripeto, a lato c'è tutta la parte invece, diciamo così, didattica normale, nel senso che con i colleghi di consiglio di classe ci siamo organizzati, cioè tutti i consigli di classe della nostra scuola, abbiamo pubblicato sul sito un calendario di lezioni online, sfruttando appunto il dominio d'istituto, perché tutti i nostri studenti e noi stessi abbiamo tutti quanti l'account istituzionale di G Suite, e ci siamo dati un po' di regole comuni, cerchiamo di non far restare troppo i nostri ragazzi attaccati al video, quindi più o meno la metà dell'orario settimanale. È chiaro che da classe a classe variano moltissimo,
ci sono i desaparecidos, dico, nei docenti, perché tra gli studenti, i miei studenti, ci sono tutti. Tutti meno uno, facciamo conto, ma io ero arrivata a gennaio, che c'erano dei giorni, delle settimane in cui ne avevamo 16 su 25 in classe, cioè una classe un po' complessa la nostra, ecco. Io li amo moltissimo, i miei ragazzi, loro lo sanno, io li chiamo le mie caprette perché sono un po' recalcitranti a volte, e però hanno questa caratteristica che a scuola, sì, insomma. Adesso l'appuntamento bisettimanale con me è da 23 ragazzi su 25 o 24 su 25. Credo che anche questo sia qualcosa su cui interrogarsi, noi e loro, ecco, perché anche loro hanno espresso davvero questo desiderio di parlarne, di interrogarsi e di ragionare insieme. Perché non credo che ci sia un'età in cui si è pronti ad affrontare questo evento così sconosciuto e così mai successo prima, ecco, a memoria nostra. E dunque, questa è un po' la nostra esperienza, non so se può funzionare. Sì, mi sembra. Intanto grazie di averla condivisa con noi. So che sei stata online praticamente tutto il giorno, come un po' Paola, quindi grazie Ecco, mille. l'altra Ormai cosa, sì, no, sì, dimmi. volevo dire soltanto l'altra cosa, allora questo a livello nostro di scuola, e poi come tu dicevi Simona c'è l'altra parte, l'altra mia metà della vita che è quella col servizio Marconi e quindi c'è anche tutta la parte di sostegno e supporto ai colleghi, alle scuole, a partire dai colleghi dentro a scuola mia, ma insomma colleghi di tutta la regione in questo momento per cercare di fare rete e di aiutarci l'uno con l'altro a trovare le soluzioni migliori. Per cui appunto continuiamo l'attività di formazione, facciamo dei laboratori, i laboratori che facevamo in presenza di formazione adesso li facciamo online e poi dei webinar, insomma, si fa come si può proprio per in quest'ottica di cerchiamo di uscire insieme. Un po' come fu il terremoto del 2012, ecco, diciamo che questo è un altro terremoto, ma forse l'esperienza anche di quella situazione di 8 anni fa ci sta aiutando. Ma sicuramente io proprio su questo, guarda, stavo riflettendo stamattina quando ci scambiavamo i messaggini e pensavo appunto all'evento drammatico del terremoto e di come poi voi avete reagito in modo rapido ed efficace, ed effettivamente se si può, diciamo, andare proprio sul praticone e dire se c'è qualcosa di buono che da queste esperienze drammatiche si può trarre, c'è proprio questa capacità di raccogliere le forze e mettere insieme le energie, le competenze, rimboccarsi le maniche, insomma, voi emiliani e romagnoli siete molto bravi in questo. Io ogni volta che incontro qualcuno di voi, forse l'ho detto anche a te, dico, l'ultima volta l'ho detto anche a Roberto Bondi, ma questa TSI Marconi perché non la famo anche noi in Toscana, dove famo evidentemente non è toscano, ma insomma vabbè, noi abbiamo le nostre cose, ognuno ha le proprie punte di diamante Sì. sicuramente. Io vorrei veramente che se avete delle domande sia per Paola che per Laura che per Elena le scriveste sul documento perché sicuramente le cose che hanno condiviso finora le nostre amiche danno tante idee per tante domande e tanti spunti per approfondimento. Quindi io ringrazio tantissimo Elena e do la parola a Marina, però ecco, spero che ci sia l'occasione di risentirci e rivederci perché credo che sarebbe veramente necessario, fare delle riflessioni compatibilmente con i vostri tempi, ma insomma, con un po' di diciamo, anche soffermarsi su alcuni aspetti che ho trovato veramente, veramente interessanti. Ti ringrazio tantissimo, Elena, e passo la parola a Marina e mi scuso con Marina perché so che Marina aveva dei tempi piuttosto stretti per motivi familiari, quindi la ringrazio a maggior ragione e le do la parola.
Ora spero che mi sentiate, io credo anche che vediate a questo punto la PowerPoint che ho caricato, lo vedete, vero? Sì, Marina. E quindi quello che volevo sottolineare prima era che effettivamente la didattica a distanza che si può fare con i twinning è il primo sbocco naturale che viene in mente, quindi sia per condividere, sia per lavorare con i ragazzi, sia per documentare il lavoro di una classe, di una scuola o di un gruppo di colleghi. Per quello che mi riguarda è stato spontaneo perché ormai il lavoro con i twinning era avviato, si è trattato, e questa è stata una difficoltà, di integrare nel lavoro la versione, diciamo, a pagamento di Classroom, che è quella di Meet, in cui abbiamo come istituto deciso di lavorare. So che questo ha creato problemi anche a altri colleghi che avevano già un altro tipo di ambiente. Comunque la ricchezza insomma, di eTwinning è anche abituarci a essere creativi e eclettici. Si è trattato solo di inserire il più possibile il lavoro su Classroom all'interno, su Meet, all'interno di eTwinning. Dicevo prima che a tratti non si sente? Si sente ora? Meglio? Marina, tu Meglio? stai tranquilla, io stavo rispondendo ad alcune persone, stai tranquilla, vai avanti, si sente bene, ti preoccupi. Allora, dicevo che non è semplice integrare, però ecco, questo webinar vuole anche essere uno spunto. Perché, per esempio, in una scuola superiore i ragazzi sono un pochettino più smaliziati, sanno usare un po' meglio gli strumenti. E ora velocemente vi faccio vedere la maniera in cui ho gestito l'utilizzo sia di Meet che abbiamo a scuola che del progetto eTwinning, che è questo qui. Allora, per esempio, i più efficienti sono quelli di prima. Quelli di prima, vedete le date, il 5-3 abbiamo iniziato con un'attività addirittura in compresenza con la lettrice e con la madrelingua, e abbiamo dato un'attività audio-video che poi hanno svolto nel forum. L'utilizzo veloce del forum, la prima cosa, siccome era il primo giorno, mi è venuto in mente di creare un account collettivo in modo che non dovessi mandare a ognuno il proprio invito, la password. Così ho creato un account collettivo di Prima D, per esempio, e ho pregato gli alunni di firmare tutti i post. In pratica è diventato uno spazio in cui hanno imparato anche delle regole, hanno imparato a firmarsi con il loro nome e cognome, hanno imparato a scrivere per bene nel forum, a aggiungere in ordine anche quelli che in ordine non hanno mai tenuto il quaderno e che poco se ne sono occupati. Per quello che riguarda l'aspetto video, che è anche importantissimo, perché anche io stamattina con la quinta ho avuto un feedback di questo genere, come diceva prima Elena, si vogliono vedere, vogliono lavorare con noi in maniera, ma non tanto noi vogliono vedere, vogliono vedersi tra loro e vogliono lavorare tra loro. Questa è la seconda D, è una seconda. Ho un libro digitale, quindi faccio con loro la lezione con Classroom, utilizzo il libro digitale che ho messo anche qui nella loro pagina, e le attività però poi le postano qui su eTwinning e sono attività video. Qualcuna l'ha fatta insieme, perché queste sono state le prime giornate, quindi le giornate in cui la gente usciva ancora e magari trasgrediva un po'. La fase successiva è stata quella di però creare degli MP4 o degli audio utilizzando il loro telefonino, quindi svolgere il loro lavoro, la loro task, il loro compito, non per scritto, perché io mi sono posta subito il problema anche del feedback e della valutazione. Io ho circa 120 alunni, dover guardare, perché non si possono dare non si può lavorare senza considerare quello che loro fanno, e nemmeno considerarlo male, considerarlo poco, sottovalutarlo,
Per cui il lavoro orale con la loro voce, con la loro pronuncia, con le loro parole, secondo me è valutabilissimo. Quindi mi sono detta, farò in modo che la parte del lavoro che loro svolgono per scritto, io la guardo con calma e posso valutarla anche al 20% perché con il suo registro Argo è possibile, mentre la parte che fanno con la loro voce o con la loro faccina, io la valuto al 100%. E poi gli do un feedback immediato, quindi loro firmano con il loro nome, inseriscono il loro video oppure il loro audio. Ho aggiunto anche un Padlet nel progetto di Twinning incorporato. Per le attività che sono proprio del loro libro di testo, ho scelto di far svolgere con audio, ma mettendo insieme per argomento, ecco per esempio questa è una terza in cui stiamo lavorando un testo di Descartes, un testo di Pascal, e quindi hanno svolto l'attività in modo più creativo, o anche con fumetti, anche con delle considerazioni dei giochi. Un'altra cosa che vi consiglio di usare, che può essere facilmente valutabile, di cui si può tenere traccia nella classe di Twinning, ma anche in un registro elettronico e anche in Classroom, è Edpuzzle. Io non avremo il tempo stasera, ma forse ci potrà essere un'altra occasione per dedicarsi a questo strumento, perché ci facilita la vita ed è particolarmente adatto a questo genere di attività. Con il puzzle si utilizza un video, probabilmente lo conoscete già, si utilizza un video che potete creare voi oppure che potete trovare sulla rete, lo potete tagliare e far partire quando volete, inserite una serie di domande che possono essere a scelta multipla, possono essere aperte, possono essere vero o falso, e poi dopo automaticamente il sistema raccoglie le domande, crea un file Excel in cui tutte queste domande sono raccolte, le domande che hanno scelta multipla, vero o falso, e quindi sono chiuse, le corregge automaticamente, perché voi nella programmazione dell'attività avete detto qual era la vera e qual era la falsa. Le altre si correggono facilmente lì e possono in maniera molto veloce essere non solo rinviate agli alunni, ma anche condivise. Quindi in una lezione, questa è una foto ridotta della pagina di Twinning perché ho paura che si riblocchi tutto un'altra volta. Comunque io durante la lezione successiva ho intanto guardato, perché da qui risulta, quanti alunni avevano lavorato e per quanto tempo, perché il puzzle fa vedere anche i minuti con cui una persona ha lavorato, si entra col proprio nome e si vede. Chi mi ha detto io non ho mai, non ho capito, gli ho aperto la pagina e c'è scritto 0 minuti di ascolto. Permette anche di bloccare le attività se non si ascolta interamente il video. Poi proiettando e condividendo il risultato del file Excel abbiamo fatto la correzione. Quindi questo veramente ve lo... Le risposte corrette sono state ovviamente inserite nella pagina e le hanno lavorate a casa. Questa è una delle possibilità. Un altro lavoro, per chi volesse poi approfondire lo scritto e chi me lo chiede, io sto dicendo di fare poco perché mi scrivono pagine e pagine, evidentemente gli alunni che hanno riscoperto lo strumento della scrittura attraverso questo genere di attività, ora mi stanno scrivendo troppo, per cui chiedo che ci sia un minimo e un massimo di righe affinché non, perché ci inonderanno se no. E quindi questa è un'altra modalità, si risponde nel forum, il forum è tematico, rispondono uno dopo l'altro, ma quello che è interessante è che cominciano a lavorare nel forum, quindi vedendo il lavoro altrui si autocorreggono. Questa è un'attività che abbiamo prima provato e che poi nel momento diciamo, della lezione frontale con la classe, con Meet, c'è stata l'autocorrezione, quindi praticamente la lezione
visuale, la lezione con Meet, non è una lezione frontale, è una lezione in cui gli alunni poi alla fine, come sono abituati a fare gli alunni che fanno i twinning, fanno loro. E mi hanno chiesto stamattina una classe che è una di quelle, come quella di Elena, in cui sì, ma forse chissà se ci sono e se sono a scuola dormo, mi hanno chiesto se domani allunghiamo di 10 minuti perché volevano presentare tutti. Un'altra cosa interessante è dare a loro la scelta dello strumento, quindi l'abbiamo detto, ma anche fornire le registrazioni delle lezioni a distanza, perché è un'altra ricchezza questa, non tutti gli alunni hanno la connessione, non tutti gli alunni hanno in quel momento la possibilità di connettersi perché dobbiamo tenerlo presente, ci sono anche delle famiglie in cui più bambini o più studenti o anche i genitori lavorano a distanza, per cui la connessione magari è poca e il computer o è uno o non c'è. Per cui ricordiamo chi usa la conferenza Meet, che la conferenza Meet è registrata, che c'è la funzione registra e che questa funzione registra, se si inserisce poi su un video su YouTube, diventa materiale. È particolarmente utile, questo mi è stato con la quinta, perché hanno registrato le loro considerazioni anche sulla simulazione della quinta prova che hanno messo nel Padlet. Ho ripreso a fianco a questo una considerazione che ho letto nel decreto, quello di ieri, e questa è una cosa che mi sembra spontanea per noi che lavoriamo con i twinning da anni. Qualcuno in una chat di noi, tra noi e di twinning ha scritto: sembra scritta per noi, sembra fatta per noi. Nella diversità dobbiamo comunque, e nella libertà di scegliere, dobbiamo comunque essere molto rigorosi. L'ho detto prima, è una fissazione, no, perché trasmettiamo ai nostri alunni questa idea di sicurezza di cui loro hanno assolutamente bisogno in questo momento. Magari noi non l'abbiamo, ma loro lo devono avere. E quello che dovremo forse, questo sarà un... è difficile, lo vivo personalmente, è difficile far entrare questo tipo di mentalità in un consiglio di classe e peggio ancora in un dipartimento o in una scuola. Perché magari per noi che siamo già da anni nei twinning è un modo di lavoro che non è cambiato e che ai nostri alunni ha dato la sicurezza di ritrovare il quotidiano. Capisco che sia difficile per alcuni, però questo è proprio il nostro compito. Ecco, personalmente è questo che mi spinge anche a essere qui in questo momento e che mi spingerà, se mi sarà data l'occasione, a dare fiducia di provare con queste strategie. Volevo ricordare un altro strumento e se c'è tra noi qualcuno che usa il registro Axios, è una cosa utilissima. C'è una piattaforma che si chiama Impari, spero che la conosciate perché è veramente una meraviglia. Non ho il tempo, ma anche questa merita un pomeriggio tutto quanto di scoperta. Permette di creare, di modificare, ha dentro delle griglie già fatte, in parte modificabili, ed è un po' come il puzzle. Secondo me è più ricca dal punto di vista pedagogico, come direbbero i francesi, didattico, e anche qui la creatività nel rigore della logica sono rispettati perché permette di creare esercizi di quelli bellini che troviamo a volte che non abbiamo del tipo clicca qui e scegli A o B e loro hanno la tendina in discesa o un altro strumento. Io non prendo altro tempo, vi ricordo che la creazione di file audio non crea nessun problema con la privacy e che comunque anche se si lavora con le immagini come sto facendo io, e se usiamo eventualmente la condivisione di file attraverso un canale di YouTube anche all'interno della scuola o di un progetto, il video si mette privato e lo vediamo solo noi. Resto contenta di essere a disposizione, perché questo è il nostro ruolo di ambasciatori, insieme alle mie colleghe e ai miei colleghi ambasciatori toscani e non solo, a disposizione, perché questo è il momento in cui quello che abbiamo sempre detto deve essere portato a buon frutto.
chiudo. Marina, grazie. La tua presentazione è stata veramente interessante. Mentre tu parlavi, ci messaggiavamo con la Laura e insomma abbiamo preso appunti perché ci hai dato un sacco di spunti veramente interessanti. Ora scusate se si sente il tintinnio di WhatsApp, lo chiudo perché è fastidioso. E quindi dicevo, grazie mille davvero, ti abbiamo un po' contratto i tempi, grazie anche per la pazienza, per aver reso necessari degli spostamenti nella tua giornata, ma grazie davvero, grazie. E io passerei la parola Ma a... scusate, prendo un secondo, Simona, posso? Io ringrazio Sì. tutti in Toscana, perché è una cosa importante dirla. Secondo me, in questo momento, i ragazzi si devono trovare, le famiglie hanno bisogno di questo loro ritrovarsi nello spazio più chiuso, ma anche noi stiamo riuscendo, e credo che, insisto, sia veramente un compito importantissimo, aprire gli spazi chiusi. Ne abbiamo veramente bisogno. Quindi grazie a Simona che ha creato questo progetto, grazie all'USR che ci sta sostenendo, grazie a tutti i colleghi e le colleghe che sono qui e grazie anche ovviamente agli ambasciatori. Basta, ciao. Grazie a te davvero. E comunque credo che avremo, insomma, questo nostro incontro di oggi aprirà altre porte e ci incammineremo su altri percorsi, quindi ci ritroveremo sicuramente. Io passerei la parola, a Luisella che ha avuto tantissima pazienza e che ringrazio perché veramente... insomma, l'incontro di oggi si è arricchito di tante presenze e lei è la nostra ultima e importantissima voce di quest'oggi. Tu hai il microfono attivato, fammi controllare perché sì, quindi ti cedo la parola e grazie ancora. Tutti, tra l'altro, ecco, mi sta dicendo che ho un problema per condividere lo schermo. Ora vedo eventualmente se riesco a rientrare da un'altra parte, eventualmente. Intanto. Scusa, per sicurezza Simona ti potrebbe fare host e vediamo se il problema permane. Simona, la tiri su come host? No, non. Sì, ma Sei te. non dipende da questo, Ok. dipende, aspetta, vediamo un po', Se vuoi non ho rientro da problemi, un'altra a parte e farlo. vediamo se riesco a entrare da un'altra parte. No, penso che dipenda da Safari, che ha delle modalità di condivisione dello schermo restrittive. Io purtroppo ho aggiornato da pochi giorni il sistema operativo, quindi mi dà questo messaggio. Comunque, io intanto volevo dire appunto che anch'io sto usando molti dei materiali e molte delle piattaforme di cui ha già parlato Marina, quindi anche noi abbiamo da anni, come anche la scuola di Elena Pezzi, la Google Suite for Edu, quindi tutti i ragazzi, noi diciamo ci riteniamo fortunati perché tutti i ragazzi avevano già la loro email della scuola, quasi tutti gli insegnanti, non tutti, però molti usavano già Classroom. Quindi in questa situazione, diciamo, ci possiamo considerare piuttosto fortunati. E a questo punto forse tu, Simona, potresti condividere le immagini del Twin Space del progetto e io magari tolgo la videocamera. Allora, sì, io Condividi? posso con... E mi vai Sì, sulle ma pagine mie.
Perché tu, se tu non hai la possibilità di navigare su Chrome anziché su usare Safari? Però perdo un po' tempo. Allora, vediamo un po' se riesco. Qual era il No, link di era questo evento semplicemente per per... rientrare Allora, come il link Riccardo? dell'evento... Com'era? Perché Allora, ora su aspetta, eh. WeChat non me lo dà più come evento. Vediamo un po'. Riccardo, potresti... Sì, eccolo. No, questo è un Google Doc. Povero Riccardo, ha fatto un lavoro di condivisione pazzesca, povero in senso, Ricordo, ti ovviamente. facciamo Allora, un aspettate. monumento. Io entro come Riccardo, non so cosa, Sì, vediamo un po'. aspetta, Allora, mi aspetta, perché io copio questo. ce l'ho da un'altra parte. Eccolo, l'ho Ce l'ho messo su pure io. WhatsApp. Entro. Ah, ce l'hai? Ok, vediamo un po' se mi Eccomi. permette di andare su Chrome. Sì, stupidamente non ho pensato a questo. Allora, vediamo un po'. Se si apre, facciamo con Chrome, e altrimenti mi apri tu. Allora, eccolo qua. Si sta aprendo. Sì, ce la dovrei fare. Ce la dovrei fare. Solo che ora io come nome vengo fuori come quale. Vieni fuori come Riccardo Riccieri, non so, ti devo dare la parola, forse sarai l'ultimo Riccardo Riccieri, otto? No, Riccardo Riccieri, sì, aspetta. No, allora scusa, forse chiuditi il microfono, Luisella, perché temo che se apriamo con tutti questi multipli di Riccardo è un po' un problema. Allora, facciamo così, Luisella, se tu mi senti, io se tu mi guidi, mi dici... Allora, aspettate, entro... Simona, Sì. è entrata con il mio, Laura Maffei 10. Vai. Ok, però temo che siccome ci sono 10 lauree Maffei, non lo so, proviamo a vedere. Guarda un po'. È la numero 10, Ormai vai. mi devi attivare come laurea Maffei 10, ok? Ti attivo come la... Mi fa ridere questa cosa. Mamma mia, quante lauree Maffei, aiuto. Laurea Maffei 10 non la vedo, vedo Riccardo 10. Oddio. Non la trovo. Eccola, sì, l'ho trovata. Ok, ho attivato Laura Maffei 10. Guarda un po'. Ecco, ci siamo. Credo, perché vedo che sta attivando qualcosa. Mi dice, ti rendo ospitante Laura Maffei 10. Vediamo se... Ti puoi attivare il microfono? È come se... Eccoci. Lei è riuscita a condividere, ma non è riuscita... Non ha... Laura, non ha il microfono. Ora, scusate, naturalmente... No, ma si vedeva bene lo schermo. Non... Aspetta. Ok. Quindi si vedono le pagine, però il problema è darle la voce. Adesso è anche caduta. Aspettate che mando un attimo solo.
Nel frattempo, Laura, se puoi, dai un'occhiata alle domande così io aiuto la Luisella a entrare, vedi un pochino se c'è qualcosa di interessante oppure se volete fare delle domande a Laura che è intervenuta prima. Io adesso Allora, cerco cerco di. il link alle domande. Sì. Allora, scusa, Aspetta, Laura, te lo mandi. rimando, Ecco, eh. no, Te lo no, ce l'ho, mando. ce l'ho. Mandi. Ah, ce l'hai. C'è Luisella che dice se le mandiamo il link per mail, glielo mandi tu, così Sì, rientra. glielo mando io. Vai. Glielo mando io. Mandagli il link per rientrare e io intanto guardo insieme a loro le domande, perché era abbastanza interessante poter sentire anche Luisella Assolutamente perché mi sì. consigliava, esatto, anche sulla parte della valutazione. Allora, uno ha già risposto, aspettate, è vero, condivido, sì, intanto si vede qualcosa insieme. Intanto condivido io visto che funzionava, sperando che continui a funzionare. E eccolo qua, queste erano le domande che avevamo. E sono quello sui bambini della scuola primaria, se ci possono lavorare, l'ha già risposto Paola, però secondo me insomma, ci possono lavorare nella misura in cui ci hanno già lavorato. È articolato, sì, io ce le farei lavorare dalla terza elementare in su. Mi chiedevano quando aggiungo una pagina rimane anche quella precedente, avevo risposto per scritto, sì. Apro una nuova pagina ogni giorno, nel senso che la prima settimana ho materialmente aperto una nuova pagina ogni giorno. Le settimane successive ne editavo una, la chiudevo momentaneamente, la editavo e poi gliela faccio riapparire. Non cancello mai niente perché il bello di poter lavorare sul forum è che si possono rimettere in pari in qualsiasi momento. Chiaramente io dico, se non si partecipa nel momento in cui diciamo, nel momento in cui si sta sviluppando la discussione e chi arriva dopo semplicemente aggiunge le sue risposte, ecco, non aggiunge nulla alla discussione, però loro si rimettono in pari, quindi comunque rifanno le loro attività. Ogni giorno i bambini aspettano i compiti da noi insegnanti, scuola primaria, non ho capito se è una domanda. Penso, nella realtà, penso, se è una domanda. Sono anche mamma e quindi mio bambino fa la scuola primaria. Ogni giorno si aspetta i compiti? Direi no, ogni giorno si aspetta un contatto però. Quindi più spesso li contattate e meglio è. Essendo diverse insegnanti, a noi capita quasi quotidianamente c'è un contatto. E poi i colleghi dell'infanzia. Allora abbiamo in eTwinning una collega che è dell'infanzia. Onestamente non ho idea di come si siano organizzati e anche per noi era una riflessione che abbiamo fatto anche noi. Intanto direi che è ritornata Luisella, quindi io interrompo la condivisione, se mi riesce, eccoci qua, e rilascio la parola, non so che Riccardo sarà, direi che è Riccardo Riccieri 3, eccomi. Allora, dunque io sto cercando, Luisella sta cercando di rientrare, ma io non la vedo. Riccardo Riccieri 3, ok, allora, Riccardo Riccieri 3. Ti prego di non muovere. Ok, Luisella dovresti esserci, Riccardo Riccieri 3, però vedo che non hai il microfono. Prova, eccoti Luisella. Sì, ora mi sento. Ok, Sì, ti sento bene. se mi metti il Twin Sì. Space, dico velocissimamente una cosa sulla valutazione, perché a questo punto direi che è stato detto veramente tutto. Quindi, come dicevo, Sì. anche noi abbiamo la Google Suite, la usiamo, abbiamo Spaggiari che come registro ha tantissime funzioni. I ragazzi in effetti vogliono sentire il contatto con noi, quindi noi stiamo facendo moltissimi Google Meet.
ovviamente non per l'intero orario, perché sarebbe molto stancante anche per loro. Quindi diciamo più o meno quasi sempre una metà dell'orario, però si usa tanto anche la Google Classroom. E soprattutto, siccome mi sono ritrovata anche sui social in questi giorni a sentir dire io non valuto perché, ma chi me lo dice che queste attività le abbia fatte il mio studente, oppure non valuto perché le attività a distanza non le valutiamo. Ecco, io vorrei parlare molto velocemente di questo tema della valutazione. A parte il fatto che noi già prima valutavamo, perlomeno io sono anni che valuto le cose che i ragazzi mi mandano via Google Classroom, quindi non vedo perché ora non le dovrei valutare, cioè loro se lo aspettano, anzi vogliono un feedback e poi essendo anche un po' grandi vogliono anche un voto. Quindi se mi condividi nel Twin Space, in fondo tra le pagine, quelle che ho messo io, se mi vai sulla pagina della quinta, vediamo un attimo, anche una modalità di valutazione, che sto utilizzando in questo periodo, ma che utilizzavo anche prima. Quindi, come ha detto anche Marina, ci facciamo mandare dei video, degli audio e questi li valutiamo come produzione orale, ma anche per lo scritto o per le presentazioni, noi abbiamo delle griglie che condividiamo con i nostri studenti e che utilizziamo tranquillamente anche in questo periodo di distanza forzata, per appunto valutare quello che i ragazzi ci mandano. Tra l'altro anche noi, anch'io faccio molte attività diverse perché... Come? È in fondo, in fondo, in fondo, l'ultima in fondo. Ecco qua, è questo. Ah, sì, turismo, sì, e sviluppo sostenibile, quella pagina lì. Ok. Vai. Ok, se carica. Dunque, ad esempio, io insegno in un istituto tecnico nell'indirizzo turistico e quindi, diciamo, oltre a proporre anche attività un po' diverse ora in questi giorni in cui siamo così a distanza, ho anche continuato a lavorare con gli strumenti che ho sempre utilizzato. Qui, ad esempio, stiamo lavorando moltissimo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con loro in particolare con il turismo sostenibile. Quindi un'attività che abbiamo fatto e che stiamo facendo è quella di un itinerario in treno. Quindi massima libertà ai ragazzi. Di scegliere il paese. Vedete, io ho messo loro un Padlet in cui loro potevano inserire un treno panoramico o un viaggio in treno di cui avrebbero voluto parlare. E quindi loro all'interno del Padlet hanno inserito tutti questi puntini, pin, per indicare, ma non importa neanche aprirlo. All'interno di ogni puntino loro hanno anche messo una foto e delle brevi informazioni, quindi hanno scelto uno di questi itinerari e poi, come vedi sotto, se scorri un pochino nelle istruzioni dove ci sono i colori, ho dato loro delle istruzioni ricordando, anch'io sto lavorando molto spesso su cose già un po' fatte, una sorta di ripasso e anche di introduzione di piccole cose nuove, quindi ho ricordato loro cosa devono inserire nella loro presentazione, ad esempio il titolo, ad esempio una breve introduzione, una mappa, delle foto carine, il programma, l'itinerario giorno per giorno, le informazioni sui prezzi, eccetera.
Oltre a questo, ho inserito già la griglia di valutazione sotto nel Google Doc, in modo che loro possano già vedere su cosa li valuterò. Ovviamente questo è un lavoro che richiede da parte loro la ricerca di informazioni su internet, quindi devono copiare da internet, tra virgolette, cioè devono trovare le informazioni e verificarle su internet. Poi ovviamente sta a loro rielaborarle in modo personale. E nella griglia ci sono vari aspetti, contenuti, l'aspetto visivo della griglia, quindi comprende una serie di indicatori, quindi contenuti, il font utilizzato, cioè ritornando al discorso degli studenti di SA, loro sanno di dover utilizzare un certo tipo di font senza grazie, di non dover utilizzare il corsivo, di non dover scrivere troppo testo o un testo troppo piccolo, anche il contrasto, anche questo è importante per i ragazzi di SA, quindi non ci devono essere troppi colori all'interno della stessa slide, il contrasto deve essere di quello che favorisce la lettura della presentazione anche al momento in cui la dovranno presentare poi se ritorneremo in classe. Le foto, eccetera, lo spelling, il rispetto delle scadenze. Quindi loro sanno già che quello su cui saranno valutati e quindi potranno tranquillamente anche autovalutarsi. E sinceramente, ecco, io chiuderei perché è veramente tardissimo. Vorrei incoraggiare tutti ad utilizzare questo momento anche per ripensare la valutazione, per ripensare, le prove che vengono date ai ragazzi in modo da favorire l'utilizzo di prove che non siano meramente contenutistiche, che magari loro si mandano l'uno con l'altro via WhatsApp e magari dicono qualcuno ha risposto alle domande e se le passano o qualcuno ha fatto gli esercizi di matematica e se li fanno mandare, con queste tipologie di attività, che siano video, audio o presentazioni, è praticamente impossibile che i ragazzi non la facciano in modo personale. Quindi a questo punto, io saluterei tutti, ringrazierei, mi dispiace per i problemi tecnici, però. Luisella, grazie, anzi scusa, scusami e scusaci un po' della compressione, un po' delle difficoltà che purtroppo sono sorte anche perché questa è di nuovo un'ora di punta, quindi abbiamo di nuovo, penso, un alto livello di traffico. Io ringrazierei tutti quanti e sicuramente ci sarà modo e anche voglia di confrontarci di nuovo. Ringrazio tutti gli amici che sono stati con noi. Ricordo che il webinar comunque è un'occasione importante di confronto, ma che si può anche fruire in un secondo tempo e si può anche, diciamo, nessuno ha l'intenzione di tenervi bloccati 2 ore davanti al monitor se la cosa vi crea. Se avete diciamo, delle difficoltà, è chiaro che nessuno tiene fermo la sedia a nessuno. Ecco, questo per rispondere all'amica che diceva che vi abbiamo tenuto fermi per 2 ore. Ci scusiamo naturalmente, ma credo che alcuni temi siano interessanti e poi comunque resta il fatto che possiamo risentire tutto con calma e anche magari quando siamo più freschi, perché tutti quanti noi lavoriamo tutto il giorno e siamo stanchi. Ringrazio tutte le amiche, in particolare, insomma, tanti nomi e tante persone che rivedrei in questo momento anche con grande affetto e ringrazio le nostre partecipanti, Laura Maffei, naturalmente, Marina Marino e Luisella e le nostre ospiti Paola Arduini ed Elena Pezzi, ringrazio Riccardo Ricceri che è stato un validissimo aiuto e tutti gli ambasciatori che hanno partecipato a questo incontro e quindi vi auguro una buona serata. Ciao Elena, vi auguro una buona serata. Io
Vi saluto così, ormai quasi dal buio, vi saluto quasi dal buio, vi ringrazio tanto e ci vediamo, ci sentiamo la prossima volta. L'incontro è stato registrato, quindi verrà caricato appena possibile sul canale YouTube di Etuin in Toscana. Vi ricordo, perché vedo che il referente Cecchi sta scrivendo delle comunicazioni, e vi ricordo che insomma andremo avanti con il nostro programma di webinar e di incontri a distanza. Ringrazio tutti e vi auguro davvero una buona serata, scusandoci ancora se ci siamo dilungate, ma speriamo con un effetto positivo. Ciao a tutti! Ciao, ciao!